Io vengo dalla Val di Susa, che penso sia nota a molti di voi, perché si va a Sciarabardomecchia, e soprattutto perché è abituata da una mandra di orchi terribili, nemici del progresso, che sono i Notari. Il TAV innanzitutto vorrei spiegare che non è un treno, ma è una sorta di enorme truffa ai danni di una nazione, perché è un treno che viene fatto in un territorio dove non c'è traffico, quindi non c'è alcuna necessità, dove esiste già una linea ferroviaria che viene usata a meno del 30%, e dove qualsiasi proiezione, studio per il futuro, dimostra che non serve più un treno, perché non serve più trasportare merci di tali quantità da giustificare dei mezzi di trasporto di quel tipo, e soprattutto quei costi, perché i costi sarebbero enormi e ci sarebbe semplicemente da spianare una valle, compresa casa mia. Non volevo parlare di TAV, volevo parlare di quello che la TAV ha generato nella nostra valle, perché la nostra valle fino a qualche anno fa era un posto un pochino addormentato, nel senso che si andava a sciare tutti quanti, si passeggiava nei boschi e si aveva quello che si aveva, e si andava tutti a lavorare a Torino. Chi era più sfortunato veniva a lavorare più distante. Io ho lavorato per un anno e mezzo qua a Milano facendo il pendolare. Avevano giustificato la TAV dicendo: ok, questo sarà un modo per far risorgere non una valle, non una regione, ma una nazione, perché secondo delle stime fatte più di 20 anni fa, la TAV doveva essere un nuovo metodo per stimolare i commerci. Adesso quello che sto per dirvi viene facilissimo, perché in base a quello che ha detto Günther e hanno detto le altre persone, voi tutti capite molto rapidamente che questo non è il modello di sviluppo, non sta funzionando, non è che dovrebbe essere diverso, è che questo modello non funziona e non funzionerà più. Per cui stiamo cercando di inventare qualcosa di davvero diverso. I promotori del TAV dicevano quello che io ho detto inizialmente, cioè che i notari in realtà erano squatter, disadattati, ribelli, adesso si usa il termine anarco-insurrezionalisti, che significa persone contro il progresso, contro il futuro, contro l'ordine, eccetera. E dicevano soprattutto che l'imprenditoria, sia locale che nazionale, non poteva che essere dalla parte di questa grande opera, perché avrebbe portato sviluppo a tutti. Io sono un imprenditore, e quando ci trovavamo a passeggiare nei boschi di fronte ai 3.000 poliziotti che tipicamente stanno all'interno del cantiere per difendere il cantiere, peraltro notizia, non hanno ancora fatto nulla, è occupato da un anno e non hanno fatto nulla, malgrado la televisione dice che siamo sotto Parigi più o meno con gli scavi. Noi imprenditori dicevamo: aspetta un attimo, vogliamo far vedere che non è esattamente così. Cioè, chi è contro quest'opera non è una persona contro il progresso, non è una persona contro il lavoro, ma l'esatto opposto. Quindi ci siamo trovati prima in 5, poi in 20. Il 27 gennaio abbiamo fondato una società che si chiama Etinomia. Etinomia sta per economia etica, cioè una società di imprenditori che però vogliono lavorare secondo il modello che è stato esposto finora. In realtà noi siamo molto piccoli rispetto agli discorsi che faceva Günther, perché siamo nati il 27 gennaio e noi non conoscevamo ancora la sua iniziativa. Però volevo dire questo: noi ci siamo fondati istituiti il 27 gennaio. Il 17 marzo avevamo 350 soci, di cui più di 300 imprenditori e gli altri sostenitori. Un paio di settimane fa eravamo 450. Contiamo di arrivare ai 500 a fine anno e contiamo di crescere ancora. Di questi sono praticamente tutti gli imprenditori della valle. Per cui chi dice che in Valle di Susa, chi è contro il TAV, è contro l'imprenditoria e contro l'economia, abbiamo la prova tangibile che è l'esatto opposto, perché tutta l'imprenditoria della valle, e ci stiamo estendendo a Torino, abbiamo contatti anche con il Notar Firenze e altri, tutta l'imprenditoria della valle è assolutamente coesa, non per non fare la grande opera, ma per fare molte piccole opere. Finora noi lo chiamiamo il non cantiere della Val Clarea, che è dove vogliono fare il primo sondaggio, è costato 27 milioni di euro. Non hanno fatto niente, hanno recintato tutto perfettamente. Ci sono 3.000 poliziotti dentro che stanno a guardare che gli orchi, cioè io, non entrano andando a smontare tutto. A oggi la spesa di 27 milioni di euro non è stato fatto nulla. Noi imprenditori abbiamo detto: ok, vediamo come avremmo potuto usarlo. Adesso si parla di un finanziamento nuovo di 6 milioni di euro, perché sono pieni di soldi. Cioè, sapete come è messa la nazione, ne hanno spesi 27. Ne sono previsti altri 6 a breve. E hanno, visto che inizialmente avevano detto no, quest'opera porterà sviluppo in valle, tanto tutte le aziende locali verranno coinvolte nell'opera, l'appaltatrice dei lavori, la CMC Ravenna, il cui ex presidente è Bersani,
per capire perché lui appoggia così tanto la tana. E altra società, insomma, di società della valle non ce n'è neanche una. Allora, gli imprenditori a quel punto hanno detto: dateli a noi questi soldi, visto che di cose ne abbiamo, per esempio, rimoderniamo la ferrovia che già abbiamo, per esempio, potrebbe essere una cosa. Oppure abbiamo stilato una serie di attività, tutte assolutamente etiche, tutte assolutamente redditizie. Con questo voglio rispondere anche a te. L'etica non è in perdita, cioè l'azienda etica, se entra in un meccanismo etico o no, e adesso ti spiegherò perché, è più redditizia che l'azienda che cura solo il profitto. Da noi, noi 350, da quando è stata, noi 450, chiedo scusa, da quando è stata fondata la società, lavoriamo più di prima. Lavoriamo più di prima perché le persone che prima andavano a comprarsi l'oggettino a Torino, a Milano, a eccetera, cercano, hanno capito che la valle, che in questo momento è in fortissimo pericolo, perché davvero da noi ci picchiano, ci arrestano, è davvero. Qualcosa vedete in televisione, ma vi garantisco che è molto peggio quello che sta succedendo da noi. Mi viene un po' di mal quando lo dico, chiedo scusa. No, tranquilla. No, perché ho un amico, Luca Bassa, che è probabilmente ne avete sentito parlare, tra poco ci ha lasciato le penne perché sta difendendo il suo territorio e molti notav sono stati arrestati. La cosa buffa è che ogni tanto fanno le retate, arrestano qualche decina di notav, piano per volta, ma dopo mesi, li liberano tutti per non aver commesso il fatto. Cioè tutti i notav in carcere stanno uscendo tutti con la dichiarazione di innocenza, assoluta innocenza, dopo aver fatto un po' di mesi in carcere. Comunque, ritorniamo al discorso. Cosa sta facendo Etinomia? Etinomia sta dicendo: noi siamo tutti volontari, come le persone di Günther, come loro. Facciamo tutto assolutamente gratuito, ma sta nascendo una coesione in valle che è una cosa assolutamente unica, unica. Vi invito a provare a fare qualcosa del genere, o a venirci a visitare, perché comunque la valle, prima che se lo spieghino, è un posto davvero molto interessante. Stiamo cercando di fare sia commercio solidale, coltivazioni biologiche, cose del genere, cioè tornare un momentino alla vita in salute, come si faceva qualche centinaio di anni fa e probabilmente non si fa più, ma anche altre tecnologie. Per esempio, io faccio parte del gruppo ICT di Etinomia, stiamo organizzandoci per coprire completamente la valle wifi gratuito, che è una cosa, nel momento in cui saremo pronti, è una cosa assolutamente innovativa a livello planetario. Stiamo riuscendo a farlo perché tutte le persone stanno partecipando e sono volontari. Per fare un wifi di valle occorre avere una serie di ripetitori di tetto in tetto. Non c'è una persona che abbia detto: il mio non lo potete toccare. Cioè tutti si stanno offrendo per contribuire, perché stiamo cercando di risorgere, di salvarci. In realtà salveremo anche l'economia della nazione, perché se questo danno viene fatto ci sono una ventina di miliardi in più a disposizione che verrebbero spese altrimenti. E cerchiamo di reclutare volontari, lo stiamo facendo e stiamo avendo un successo straordinario per tutte le persone che possono fare qualsiasi cosa, dal dipingere le pareti dei nostri uffici che ci siamo fatti noi, al contribuire per montare le antennine in giro, eccetera. Stanno tutti contribuendo per cercare di portare, di creare un'economia nuova, redditizia, etica e assolutamente efficace nella valle. Io non conoscevo ancora il progetto di Günther, sicuramente adesso ci parleremo e vedremo in che modo è possibile collaborare, perché noi stiamo in realtà, senza conoscere, rispondendo pienamente alle sue cose. Per esempio, trovo molto interessante l'idea della matrice, dell'auto, la possibilità di auto dare una valutazione dell'azienda per poter utilizzare. Abbiamo sposato l'iniziativa di Arcipelago Shack, infatti da noi, giusto 3 giorni fa, mercoledì c'era una riunione in contemporanea con loro, in cui stiamo adottando la loro idea di moneta complementare, che sembra funzionare davvero molto bene. Penso di avere finito dicendovi questo: in realtà noi stiamo affrontando un mostro terribile, perché da noi il rischio per la nazione, per la spesa nazionale, è notevolissimo se si deciderà di aprire questo maledetto cantiere, che sarà un disastro. Decisamente spererò la Salerno Reggio Calabria, per fare un esempio. Sono previsti 20 anni di lavori devastanti, costosissimi, eccetera, con una cosa che non serve a nulla. Un aspetto solo positivo io vedo in questo progetto è che ci ha fatto rendere conto di come l'economia attuale, che è quella che vuole costruire TAV e vuole costruire di nuovo le centrali nucleari, perché si parla di nuovo di costruire le centrali nucleari, questa economia non può più funzionare.
Ma no, non può più funzionare perché è sordo, non può più funzionare perché non sta funzionando. Se voi guardate come va il pianeta, non l'Italia, ma come va il pianeta, non sta funzionando. Quindi l'economia vecchia che si sta cercando di portare avanti ancora adesso non funziona più, dobbiamo assolutamente, ma per sopravvivenza, cambiare. Noi, e fra poco in alleanza con Gunther sarà la gentilezza di parlarne un momentino, ci stiamo davvero provando. Vi garantisco che lo si può fare, perché io non ho partecipato in una delle prime riunioni, ma diciamo della terza. La prima volta che mi sono seduto, ero con la mia fanciulla che lì, siamo tornati a casa dicendo bella idea, probabilmente un'utopia. Dopo qualche giorno, iniziavamo a crederci, in un mese abbiamo fatto 350 soci, in un altro mese e mezzo ne abbiamo fatti altri 150. Le persone stanno fortunatamente capendo, recependo questi concetti, stanno capendo che il mondo economico deve assolutamente cambiare. È il momento giusto. Vi invito tutti a provarci davvero. Grazie.